Buongiorno a tutti, oggi siamo qui per presentare un altro progetto. Spero che quelli che vi ho fatto vedere fino adesso vi siano piaciuti. È un portacucito facilissimo che si può anche utilizzare come portacucito da viaggio. Ecco, la prima cosa, abbiamo le misure di tutto il nostro portacucito, quindi ve lo metto comunque qui sotto nel link. Con tutte le varie misure, cosa dobbiamo fare? Riprodurre il nostro cartamodello. Riprodurlo poi sulla nostra stoffa. E andiamo, una stoffa è 31 per 31, più o meno. Vedete voi poi la grandezza, come vivi, questa qui è 31 per 31. Allora si mette, io ho scelto questi colori soprattutto perché si vedono bene sul video, okay? E non sono male insieme. Scegliete due colori che stanno bene insieme. Si mette di, mi raccomando, controllate diritto su diritto. E andiamo a cucire tutto intorno, visto che poi dopo bisognerà girarlo. Bisogna lasciare sempre la nostra apertura per girarlo, circa 10 centimetri più o meno. Vedete un po' voi. Ecco, io ho deciso di farlo senza imbottitura. Se invece volete metterci una leggera imbottitura, non troppa perché poi questo andrà piegato, quindi una leggera imbottitura potete decidere di mettere l'imbottitura. Io lo faccio senza. Vediamo il risultato, poi vi faccio vedere il risultato. E quindi andiamo a cucire tutto intondo, dritto su dritto. Bene, adesso io l'ho cucito. Ho fatto tutto il bordo, guardate che si vede bene sul blu. Ecco, adesso io ho fatto tutta la mia cucitura e ho lasciato un'apertura qui. Ecco, adesso una cosa importante è anche tagliare. Allora, nelle parti più rotonde bisogna fare poi dei tagliettini in modo che quando giriamo viene bene, altrimenti facciamo fatica e viene tutto storto. Invece noi cercheremo di cucire, di tagliare vicino alla cucitura. Ecco, attenzione a non prendere la cucitura, altrimenti tutto il nostro lavoro da rifare. Bene, allora tagliamo vicino, vicino, vicino. Adesso tagliamo via anche un pochino qui, c'è la mia apertura che poi andrà cucita sempre con un punto nascosto. Bene, adesso cosa facciamo? Dove ci sono le parti tonde, facciamo dei tagliettini tutti intorno. Che altrimenti questo diventa un problema quando poi andiamo a rigirare. Quindi facciamo tutti qui andiamo proprio vicino, vedete? E anche da questa parte che non ho tagliato bene poi. Tutto intorno, bene. Ecco, qui andiamo
andiamo anche qua vicino alla nostra cucitura. In effetti qua abbiamo tagliato un po' male. E qui andiamo vicino alla cucitura. E continuiamo con i nostri tagliettini, anche su quello sotto. Se no quello sotto rimane dritto. Ecco, invece questo qua a posto. Invece dove ci sono gli angoli andiamo a tagliare dritto. Vedete? Ecco qui vicino alla nostra cucitura. Qui dritto. E andiamo avanti così finendo tutti i nostri angoli. Qui, ecco, qui ho tagliato un po' male. È importante, sembra una cosa fondamentale, invece è fondamentale anche tagliare bene, perché se no non ci viene un bel lavoro sul diritto. Ecco, qui tagliato via e qui dritto. E siamo a posto, dovremmo aver tagliato tutto, sì. Poi andiamo a vedere come verrà dall'altra parte. Allora, ecco, lasciate un'apertura abbastanza grande da poter girare il lavoro. Sì, ho scelto questi due colori perché comunque secondo me il bianco e il blu insieme stanno bene. Quando noi andiamo a girare, vedete, si stropiccia un po' il tessuto, quindi magari ecco, si può stirare. Si può stirare. Rigiriamo bene tutto. Però andremo a coprire con andremo a chiudere con un punto nascosto. Allora, rigiriamo il tutto, poi andiamo a tirare fuori le nostre cuciture dove non sono venute fuori. Allora, praticamente, ecco, questo. Questo qui è il nostro quadrato, rettangolo, che abbiamo sotto. Vedete, il pezzo in più che abbiamo fatto. Per questo bisognerà poi andare a cucire, andare a stirare per bene. Adesso vediamo i nostri tondi che abbiamo fatto, che dovrebbero essere dall'altra parte. Eccoli qua. Parti tonde. Se vedete che non vengono fuori bene, andate ancora a tagliare bene gli angoli e tutto intorno. Perché vuol dire che non abbiamo tagliato abbastanza. Infatti, se vedete, qui fa una brutta piega. Quindi vuol dire che dall'altra parte non abbiamo fatto un buon lavoro di taglio. E, ecco, vi faccio vedere la differenza. Adesso, per quello che vi dicevo, che il taglio è importante. Quindi, se vedete che non mi si gira, fa difetto quando lo girate, vuol dire che non abbiamo tagliato bene. E ogni tanto capita, soprattutto quando abbiamo queste parti così rotonde, con degli angoli molto chiusi. Ecco, vediamo dove non si è tagliato bene. Vedete qua. Allora, noi andiamo a fare dei tagliettini fatti meglio. Andiamo a cucire, a tagliare vicino. Ecco qui. Abbiamo fatto dei bei tagli vicino. Mi raccomando, attenzione alla cucitura, perché se noi andiamo a tagliare la cucitura dobbiamo rifare tutto. Ecco, andiamo vicino e poi facciamo i nostri tagliettini anche vicino all'angolo. Ecco, può capitare anche con altri lavori. Quindi avete visto come si fa. Si cerca sempre di fare dei tagli sempre più belli.
in modo che non faccia difetto. Per quello che vi dicevo, è importante anche il taglio, sembra una cosa non fondamentale, invece abbiamo visto che è proprio fondamentale. Quindi, allora abbiamo i nostri angolini qui, questi sono quadrati, non c'è problema. Il problema sono sempre quelli un po' rotondi, quando abbiamo poi un angolo così ben stretto. Ecco, quando abbiamo un angolo stretto, fa difetto. Ecco, adesso meglio, vedete, molto meglio. Questo difettino qui andiamo a toglierlo poi col ferro da stiro, perché andiamo poi a togliere col ferro da stiro e andiamo a posto, e siamo a posto. Bene. Allora, praticamente il nostro portaspilli è finito. È finito così, però allora dobbiamo chiudere qui il bordo. Ecco, e poi dobbiamo fare delle cuciture qui e qui. Vedete? E poi qui. In modo che questo angoletto sia questi due angoli siano alti uguali. E praticamente il nostro portacucito, quando è chiuso, resta così. Qui ci dovremmo mettere poi un bottone automatico. Ecco, per fare queste cuciture, a parte queste qui che adesso andiamo a chiudere, per fare queste cuciture io userei la macchina da cucire, perché sono comunque cuciture che si vedono. Mentre invece quella che ho fatto adesso, che l'ho fatta a mano, non si vede. Ecco, quindi andrei a usare la macchina da cucire per fare queste cuciture e se vogliamo possiamo o rifinire il tutto in modo che il lavoro sia più bello, oppure anche semplicemente fare queste due cuciture qui in modo che quando noi andiamo a girare restano delle belle pieghe. Quindi niente, adesso io andrò a cucire con la macchina da cucire le cuciture che mancano, quindi una qui e queste qua. Vediamo se fare poi magari anche una cucitura decorativa tutti in tondo, che così viene il lavoro più carino. Però indispensabili per adesso sono queste cuciture, questa con questa, questa con questa, questa con questa. Queste non obbligatorie, però meglio farle. Bene, ecco, adesso io ho fatto le cuciture, cioè allora bisogna fare le cuciture qui, qui, qui e qua, in modo da formare delle taschine, vedete? Ecco, poi ho scelto come colore, ecco, con gli automatici di plastica, ho scelto il colore azzurro perché mi piaceva sul blu, vedete? Sta bene. Quindi cosa faccio? Prendo il mio punzone per fare il buco dove voglio mettere il mio automatico. Faccio il mio buco dove voglio mettere l'automatico. Ecco, allora da questa parte si mette all'esterno perché poi va chiuso in questo modo. Quindi all'esterno metterò il mio automatico qua e da questa parte invece lo metto così. Ecco, vedete, combacia, vediamo prima di sbagliare, sì, e lo chiudo così. Quindi mettiamo il nostro automatico. Azzecchiamo il buco giusto, ecco.
mettiamo il nostro automatico con questo. E abbiamo bisogno della nostra macchinetta. Quindi mettiamo così, schiacciamo forte per fissarlo. Benissimo. La stessa cosa dobbiamo fare da questa parte. Quindi automatico, fissiamo. Ecco, a posto, il nostro portacucito è pronto, vedete, da portare in viaggio. Poi si tirano via un po' i fili che comunque vengono fuori, ma praticamente il nostro portacucito è finito. Ecco, vediamo cosa ci possiamo mettere. Allora, possiamo mettere la forbice, il metro, poi possiamo attaccare alle taschine le mollettine per quelle per fissare i bordi del nostro tessuto. Mettiamo una qui, una qui e una qui. Poi ci stanno gli aghi, l'infilago, ecco, ci stanno varie cosine. Questo qui è comodo anche da portare in viaggio, mettendo le cose indispensabili.